Grazie anche all'aiuto dei CERSAI, dell'Università d'Architettura di Firenze, ma soprattutto dell'industria della ceramica, abbiamo potuto fare questo evento complesso, dove non c'è solo la parola, ma c'è l'immagine, c'è la testimonianza, c'è anche il racconto e leggerezza di personaggi come Filippo Daverio o Aldo Colonnetti. Siamo riusciti a radunare 15 studenti di architettura molto motivati e gli abbiamo chiesto di accettare questa sfida in 4 giorni, di fare un progetto su un'area di Firenze che in realtà è un muro di confine, il vero e proprio confine dell'ex carcere per entrare nella città storica, lungo i viali, quindi lungo un'arteria fatta di modernità. I workshop sono utili e necessari, per il discorso che poco fa facevamo, a condizione che sia un'immersione reale non solo nel progetto ma nel modo di trasferire e trasformare il progetto in un prodotto, e questo deve passare attraverso la produzione industriale e il lavoro. Ecco, direi lavoro, progetto e valore sono 3 parole importanti, perché la ceramica, non solo la ceramica, l'Italia riprenda la via del successo e dello sviluppo economico. Conoscere il materiale grezzo, il materiale naturale, cioè da dove arriva, nasce davvero un prodotto, è molto interessante perché insomma hai veramente rispetto di quello che fai, quello che tocchi, quindi vedi, penso che come magari vedere, che so, non ho un figlio, però magari vedere un figlio crescere, così è anche per noi che siamo appunto, cioè, studiamo architettura, facciamo architettura, cerchiamo di fare architettura, di sviluppare qualcosa da una materia grezza, quale magari era polvere o pietra, a un prodotto finito, quale appunto potrebbe, insomma, rappresentare quello che abbiamo fatto, ecco, in architettura. La progettualità è naturalezza. E anche leggerezza, è un po' come un aperitivo, devi prendere tutto con molta leggerezza, sempre con la serietà di un obiettivo. Io scherzando nel video infatti dico: ragazzi, mi raccomando l'ansia, perché è l'ansia che poi ti dà la possibilità di essere creativo. Se non, un'opera d'arte ha senso se c'è dell'ansia prima, l'ansia da prestazione. Noi dobbiamo essere in grado di convincere la parte del mondo che esiste uno stile di vita, il nostro, che si è adatta molto di più al loro esistere di quanto non siano gli altri stili. Lo hanno capito benissimo con la pizza e gli spaghetti, lo devono capire con la moquette e la ceramica, che il nostro rapporto è esattamente lo stesso. Se fino a ieri mangiavano degli hamburger e ingrassavano, o mangiavano dei crauti con dei blocchi di maiale, oggi mangiano, hanno imparato a infilare lo spaghetto, che imparassero la stessa cosa nel rapporto con il modo di abitare la casa, che ci sono dei luoghi che hanno delle ritmiche, dei luoghi che hanno degli altri. Se proprio ci tengono, li lasciamo la moquette in camera da letto, però in salotto no. L'industria può crescere solamente se ha un rapporto stretto con i giovani da un lato e con la cultura dall'altro, e quindi con i contenitori adibiti a creare cultura. Cioè il rapporto deve essere molto stretto, come ho detto prima nel mio saluto, noi siamo potuti crescere nel tempo grazie a questa collaborazione, a questo confronto. Solo da lì possono venire gli spunti. D'altronde, io dico sempre, nel mondo ci potranno copiare il prodotto, ma sicuramente non ci copiano 2000 anni di storia e di cultura. Le nostre aziende sono permeate di questa cultura, di conseguenza da quel punto di vista lì è sicuramente la strada da seguire. Diciamo che lo sviluppo che la ceramica ha avuto negli ultimi anni ha riguardato quasi esclusivamente lo spostamento dell'utilizzo dall'interno all'esterno. Ecco, la ceramica ha questo grande punto di incontro tra la propria estetica, il gusto italiano, il design raffinato e la grande forza, è vero, anche tecnologica.
abituati a fare esami in molto tempo, quindi magari a volte delle idee che ci vengono in mente poi ce le portiamo dietro per molto tempo e quindi a volte poi rimangono anche per strada. Invece appunto facendo un workshop di 3-4 giorni ci dà la possibilità appunto di riuscire a sintetizzare un'idea in pochissimo tempo e quindi di arrivare subito a una conclusione senza tralasciare niente per strada.